Ragazzi, stamattina, solo 1:30, sono a Caleta de Fuste, veramente bella. Questo sì, è un'altra cittadina molto bella. Adesso ve la faccio vedere un pochettino, vado in giro e vi faccio vedere Caleta de Fuste, bellissima, bellissima. Questo è il porto di Caleta. Tempo non è tanto bello, però questa è Caleta de Fuste, ragazzi, bellissima. Penso che è un pochettino più grande di Coralego, penso io, come sono visto così. Va bene, adesso vado su, salgo un po', il mio amico va al mare e io vado a fare il video. Allora, di questo posto qua a Caleta non conosco niente. Cammino, penso che questo è un hotel e sarà chiuso, come tutti i negozi sono chiusi. Questo sarebbe il lungomare. Guardate che spettacolo però. Caleta merita, ragazzi, ma costerà sicuramente. Caleta de Fuste merita, sì. Penso che sono hotel, queste qua, strutture di hotel. Penso io, boh. Va bene, andiamo più avanti, vediamo. Guardate che belle case ci sono proprio di fronte al mare. Caleta è veramente bellissima. Quella struttura là, mi hanno detto che è una spa ed è grandissima. Guardate che belle case, ragazzi, guardate che belle case. Spero che mi sentite, che ieri vi siete lamentati. Forse parlavo piano ieri. Guardate queste case qua. E il mare dov'è? A due passi. Spettacolare. Qua devo venire. Per girarla tutto ci vuole tempo. Guardate, guardate, mi faccio questo bello corsetto qua, che è tutto bello. Guardate che belle case che ci sono qui. Questo è un altro paese che mi piacerebbe viverci. Sì, Caleta, Coralego, Cotiglio, sì, sono nel mio cuore. Mamma mia, che spettacolo. Ragazzi, non mi dite che non è bello, perché non ci credo se lo scrivete. Guardate che belle casette. Qua è un altro posto che costerà tantissimo le case. Dopo vado, vi faccio vedere, dopo che vado via di qua, o torno domani, adesso vedo. Devo fare un altro video. Praticamente Costa Antigua, dove ci sono le case che costano poco, come vi ha detto quel signore lì su YouTube. Però vi faccio vedere com'è, perché dovete pure vedere com'è. È 7-8 km da questo paese, più o meno, o 3 o 4, non mi ricordo, comunque non è più di 5 km lontano da qui. Però non c'è niente lì. Questo è un paese della Madonna. Caleta de Fuste è un paese della Madonna, veramente spettacolo, spettacolo. Guardate quanti localini ci sono, quanti localini ci sono in questo paesino. Là sopra chissà cosa c'è, devo andare a vedere, sicuramente. Guardate che belle case, ragazzi. Caleta de Fuste merita, merita tantissimo, merita veramente. Fammi andare su là, va?
mi sembra che c'è dei negozi, tipo negozi. Sì. Ok, una via dei negozi. Carino, molto carino. Ecco qua. Ristorante Chinatown. Bello. Bello, la verità. È una via di locale praticamente questo. Scendiamo giù, torniamo giù che è meglio. Guardate, io non sono mai venuto qua, passato, sì, fermato dalla parte della strada di sopra e non l'avevo mai visto sto paese. Vi posso dire che sono rimasto a bocca aperta, sì. Vedete qua, locali, locali dappertutto ci sono. Locali dappertutto. Guardate, guardate sto pezzetto qua, come si vede bello. Madonna mia. Madonna mia. Penso che è più bello di Corralevo qui. Non lo so. Mi ambienterei anche qui facilmente, sicuro. Questo è sicuro. Bellissimo. Qua è bello pure perché c'è tanto verde, quello che manca a Corralego. Qui c'è tanto verde, bello, veramente bello. Ma non so dove sono, devo tornare indietro, mi sono perso. Sicuramente usciremo di nuovo al mare da qui. Ok, quello che voglio, tornare sul mare. Questo è l'hotel Barcellona. È chiuso, sicuramente chiuso, non si prende tanto bene da qua, però è proprio sul mare. Il Barcellon si chiama. Guardate che bello, ragazzi, guardate che spettacolo. Dico la verità, andiamo dove c'è quella torre e poi torno indietro. Dico la verità, che spettacolo. Bello veramente. Caldo della Madonna, un caldo della Madonna oggi, che è arrivato proprio adesso. Questa è la passeggiata. Ecco qua, qua si vede ancora un po' di hotel. Quando aprono tutti questi posti? Quando è che aprono? Quando? Andiamo da là, andiamo a vedere quella torre. Eccolo qui. Questo è Barcellona. Che bello. Ma speriamo che a maggio aprono, come dicono. Non so cos'è questa cosa, ma c'è un po' di villette con la piscina. Questo è un locale, sicuramente sarà un locale, ma queste qua sono villette con piscina. No, veramente fantastico questo posto. Un po' tenuto molto bene. Sì, molto bene tenuto. No, mi piace che c'è il verde pure, capito? Tanto verde. È molto curato. Da 1 a 10 calette de fuste, 11. Merita un 11. Andiamo là. No, guardate che c'è una cosa spettacolare, veramente. Mamma mia. Bello, bello di verità. Dove sono andato lì, che continua, vedete? Spettacolo, 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 spettacolo. Veramente bello. Qui ci sono altre villette, li vedete sicuramente. Che sono sempre, sempre sul mare.
No, spettacolo veramente. Qua finisce, per andare di là devo andare dall'altra parte, ma non so come si fa. Faccio vedere sto pezzetto e torno indietro. Bellissimo, bellissimo. Questa è tutta Caleta dei Fusti. Bel posto ragazzi, veramente. Merita. Ho fatto bene a venire. Spettacolo. Ok, torniamo indietro. Ma guardate che spiaggia libera che c'è. Tantissima. Veramente, veramente tanta. Un po' nel paese pure. Vedete, ci deve spostare tanto. Che bello. Guardate quest'altra, ragazzi. E qua c'è, vicino a queste villette, c'è un ginnasio dove fanno ginnastica. La spa. Vedete scritto la spa. Proprio qua, di fronte a queste villettine. E di fronte al mare. Vediamo queste casette, queste villette, no, casette. Questo qua è un altro hotel sicuramente, però non so come si chiama. E qua c'è tutto il lungomare. Sarà chiuso. Madonna mia, si è alzato un pochettino il vento adesso qua. Chiudo.